Cari amici di androidblog.it, ciao a tutti dal vostro Alessandro. Dunque, veniamo oggi alla recensione completa del Huawei U8860, conosciuto anche come Honor, e abbiamo già avuto la possibilità di vedere tutto quello che erano i vari focus negli appuntamenti precedenti. Abbiamo già visto il software, l'hardware, la fotocamera, la videocamera, come lavorano. Oggi andiamo a vedere quello che ancora ci manca. Dunque, partiamo con le prime impressioni. Dico subito che nonostante i suoi 11 mm di spessore, che ormai non sono più diciamo così da record, si tiene molto bene, ergonomicamente molto buono, l'avevo già fatto notare durante l'unboxing, ha questo lato smussato che questi lati, scusate, smussati, che consentono un'ergonomia decisamente notevole. Dunque, vi ricordo un attimino quelli che sono i dati principali di questo device. Abbiamo un processore Snapdragon da 1 GHz e 4, abbiamo 512 MB di memoria RAM, abbiamo 4 GB di memoria ROM, abbiamo un display da 4 pollici con una risoluzione un po' particolare, perché siamo a 854x480, 245 dpi, cristalli liquidi, due fotocamere posteriori da 8 megapixel in grado di riprendere video con risoluzione massima 720p, una frontale con risoluzione da 2 megapixel. E direi che grosso modo, vabbè, vedete lo spessore, vi ricordo anche le altre dimensioni, che sono 122 mm x 61 x 140 grammi di peso. Dunque, vi dico subito che il ritorno al 4 pollici dopo mesi di 4 pollici 65 del Galaxy Nexus sicuramente per me si fa sentire. Io ho le dita piuttosto grosse, lo sapete, ho sempre grosse difficoltà, quindi diciamo che l'impatto è stato piuttosto brusco. Devo dire comunque il dispositivo si comporta decisamente bene, il display ha una buona risoluzione. Adesso lo andiamo a vedere. Comincio con farvi vedere una caratteristica che non vi ho fatto vedere durante il software tour, che però è molto interessante, che è la possibilità di impostare il dispositivo con un sistema di avvio veloce. In questo momento il dispositivo è spento, basta tenere cliccato il pulsante di accensione come si fa normalmente per accendere il terminale, e in praticamente un istante il dispositivo è acceso. È un'impostazione che si ha direttamente nel menu impostazioni di Android. Adesso vediamo se mi ricordo a memoria, perché l'ho impostato una volta e poi l'ho lasciato così, dove si trova. Vediamo subito se mi ricordo, ma ho come al solito uno dei miei lapsus. Diciamo che non è un grosso problema. Comunque, avvio veloce, scusate, ce l'avevo sotto l'occhio. Avvio veloce, on, off. Ok? Dunque, dicevamo, andiamo avanti con la recensione. Altra cosa che il mio ritorno dal Galaxy Nexus mi ha fatto un po' patire sono i quattro tasti soft che abbiamo sotto, i classici quattro tasti che facevano parte della dotazione di Android prima dell'arrivo del Galaxy Nexus. Passare da 3 a 4 ho avuto un attimo qualche difficoltà. Nota dolente riguardo questo dispositivo, per quanto mi riguarda, la scarsa illuminazione. Vedete, in questo momento non so se si riesce ad apprezzare, vediamo se riesco a zoomare. In questo momento non sono illuminati, ora sono illuminati. In realtà l'illuminazione serve veramente a poco, non dà la resa ottimale che si spererebbe, quindi a volte, specie durante il giorno, mi trovavo a dover strizzare gli occhi per ricordarmi qual era la posizione. Ovviamente poi con l'uso ci si fa la mano, però insomma una luminosità un po' più elevata non sarebbe dispiaciuta. Andiamo avanti, vi faccio vedere molto rapidamente, già che abbiamo il tasto cerca, un'altra cosa che mi sono dimenticato nel software tour, che è la tastiera, che mi sono completamente scordato di farvela vedere. Ok, ho sbagliato a schiacciare, non c'è problema, annulla, andiamo qua. La tastiera, che c'è la possibilità di utilizzare la tastiera proprietaria Huawei, diciamo è abbastanza ricettiva, funziona discretamente bene. Io sinceramente sono piuttosto abitudinario e mi trovo meglio con le mie tastiere, uso generalmente la Swift Key o altre tastiere del genere, comunque non male. Per la dimensione delle mie dita, sicuramente la possibilità di configurarla e impostarla in modo un po' più personale non mi sarebbe dispiaciuto, ma del resto è una tastiera stock, quindi non possiamo pretendere più di tanto. Andiamo a vedere molto velocemente la galleria, la apro con QuickPick, poi vediamo anche la galleria stock. Dunque, vediamo un attimino, apriamo un'immagine, facciamo pinch to zoom, andiamo a vedere come si comporta.
abbastanza regolare. L'immagine è stata scattata con questo dispositivo e, come potete vedere, anche su questa immagine, diciamo, un po' si vede quello che già si vedeva nelle immagini della recensione. Oddio, cioè che la fotocamera tende leggermente a sgranare. È un vero peccato, perché comunque, vedete, è come se non avesse la messa a fuoco ottimale, eppure diciamo che la messa a fuoco c'era. È un po' quello che ho notato durante l'uso, che gli 8 megapixel della fotocamera non sono sfruttati al 100%. Non so obiettivamente giudicare se è un problema di software di gestione della fotocamera o di hardware dell'ottica stessa. Comunque, andiamo a vedere la galleria stock, così abbiamo un confronto più approfondito fra i pinch to zoom. Chiedo scusa, ok. Ecco, vedete, sulla stock c'è un minimo ritardo, però via, comunque si comporta discretamente. Ogni tanto ha qualche piccolo impuntamento. Rispetto alla versione che trovate che si compra standard, diciamo, che si compra nei negozi, che se non erro usciva di fabbrica con Android Gingerbread, questa è già aggiornata a Ice Cream Sandwich 4.0.3. Forse pecca ancora di qualche errore di gioventù, nel senso che qualche problemino, qualche angolino da smussare ce l'ha ancora, però tutto sommato la fluidità non è poi malvagia. Nell'uso di tutti i giorni si usa tranquillamente. Ovviamente fino magari a non molto tempo fa sarebbe stato, non dico un top di gamma, ma comunque un dispositivo piuttosto all'avanguardia. Diciamo che adesso lo troviamo a metà gamma, paragonabile a un Galaxy S Advance, tanto per farci un'idea. Poi andiamo velocemente a vedere la navigazione in internet. Prendiamo ovviamente Chrome, così anche chi non ha il browser stock può fare un confronto eventualmente. Siamo ovviamente sotto wifi, la SIM non c'è neanche, così non ci sono problemi. Vediamo il sito della Repubblica come sempre. Vi anticipo che non è niente di eccezionale, però comunque il caricamento avviene in maniera piuttosto fluida. Adesso vi faccio vedere il sito desktop, vediamo quanto ci mette a caricarlo. La posizione è sempre la medesima di quando faccio le recensioni io. Rispetto ad altri dispositivi che ho avuto modo di testare, ho notato comunque che il wifi ha un'ottima potenza di segnale, prende sempre molto bene. Anche per quanto riguarda il modulo telefonico non ho nessun tipo di problema, anzi la ricezione è sempre buona, l'audio sia in chiamata che in conversazione, che chi mi ascolta riceve molto bene. Ecco qua, vedete, pinch to zoom, e direi che comunque, vedete, il tempo di fare il rendering, parliamo di sempre comunque di un processore single core, quindi non è che possiamo chiedergli i miracoli, però si comporta discretamente bene. Doppio tap, scroll, questo comunque non è solo un problema del processore, ma c'è di mezzo anche il fattore Chrome. Tutto sommato molto bene. Facciamo un rapido confronto con ad esempio il browser stock, che credo di non avere neppure configurato, perché non lo uso praticamente mai. Quindi andiamo a vedere un attimino il da browser stock. Proviamo a caricare la stessa pagina, quindi, che magari ci toglie un po' dei problemi che ogni tanto ha Chrome su quelle pagine lì, www.repubblica.it. Ecco, vedete, ogni tanto non prende il tocco, non so se sono le mie dita, però è una questione che purtroppo mi capita. Ok, vediamo un attimino di versione classica, facciamo prima se ci clicco sopra, no? Menu, richiedi sito desktop, e vediamo un pochettino cosa succede. Ecco, in questo caso addirittura non me lo fa neanche vedere. Adesso va a sapere se per chissà quale arcano motivo, però no, penso un problema del browser. Proviamo adesso così. Ok, forse ci siamo. Vediamo un attimino. Vedete, già i tempi sono un po' più lunghi rispetto a Chrome, che si comporta decisamente meglio nel caricamento della pagina. Anzi, forse addirittura si è impallato, però speravo la caricasse almeno da farvi vedere come funziona, però via, diciamo che ho criticato Chrome, ma era meglio se stavo zitto. Proviamo a fare un refresh,
Vediamo se c'è una voglia o no. E ripeto, siamo sotto wifi, quindi comunque le conclusioni le potete tirare da soli. Io il browser stock non lo uso mai per una questione di sincronizzazione dei preferiti, però comunque la Repubblica non la carica, non c'è una voglia. Possiamo aspettare quanto volete, ma mi sa che in questo momento non gli piace tanto il sito della Repubblica. Niente, direi di sorvolare su questo aspetto. L'abbiamo visto sotto il browser, con Chrome, e diciamo che va bene così. Passiamo un attimino, molto rapidamente, sempre al lato multimediale. Sapete, uso sempre il fattore streaming per capire bene anche come si comporta sotto questo punto di vista. Lanciamo il solito filmato che uso utilizzare in questi casi. Intanto vediamo anche la qualità dell'immagine com'è. Mi avvicino leggermente, faccio prima ad avvicinarmi che a zoomare, tanto non ci sono grossi problemi. L'audio è qua dietro e comunque le immagini sono decisamente molto nitide. Il bianco è un po' sparato, la luminosità adesso è appena sopra la metà. Come potete vedere, i colori sono piuttosto sparati. Il nero non è nerissimo, però comunque mi è capitato di vedere di peggio. Intanto si può apprezzare anche l'audio, vediamo se riusciamo a mandare avanti nonostante sia in streaming, quindi con tutto quello che è il caricamento del buffer, spero di non avergli creato troppi problemi. Ok. Faccio un attimo un appunto, già che siamo in questo termine e in questa fase della recensione, perché il file non è un MKV che non utilizzo, è un contenitore che utilizzo pochissimo se non sul fisso. Non utilizzo gli MKV sui dispositivi mobili per diversi motivi e non ho intenzione di utilizzarli durante le recensioni, perché sinceramente non mi porto mai dietro file che occupano più di file video, scusate, che occupano più di 700 mega l'uno, perché la reputo una cosa assolutamente inutile. Non c'è un display o un terminale che fino adesso mi possa garantire un utilizzo ragionevole di questo tipo di formato. Preferisco avere un DVX con una compressione ragionevole, un MP4 o un AVI con una risoluzione buona che mi possa godere in tutta tranquillità, senza dover stare a controllare ogni volta che sono in streaming magari, e per vedere un filmato da, in questo caso questo filmato qua è 114 mega ed è già in alta risoluzione. Se fosse un MKV magari saremmo intorno ai 400 mega per 5 minuti, 7 minuti di filmato. Mi sembra veramente un'assurdità, non ne ho proprio voglia. Quindi sorvolo sul fattore MKV. Andiamo a vedere rapidamente, in parte l'abbiamo già visto, però comunque, come si comporta dal lato audio. Andiamo come al solito su Play Music. Vedete, ho sempre questo problema che secondo me è il software, o sono io che punto male dove cliccare, però mi succede spesso e sinceramente non mi piace un granché la questione. Comunque andiamo a vedere un attimino. Perfetto, prendiamo un file audio, lo giriamo. Visto che la cassa è dietro, vediamo se parte. Ah, ok. Se c'è una voglia, o se non c'è una voglia manco di fare questo. Come al solito, la musica, come sugli altri dispositivi delle recensioni che faccio, è cloud, quindi è nel mio account Google Music. Ma direi che non c'è tanta voglia manco di caricare la musica. Ok, chiedo scusa, problema risolto. Non mi ero reso conto che avevo più di 10 dispositivi registrati sul mio account Google Music, quindi come sapete, oltre a 10 dispositivi non fa riprodurre la musica, bisogna togliere l'autorizzazione a qualche altro dispositivo, nella speranza che prima o poi Google si decida a togliere questa cavolata assurda che è il limite dei dispositivi. Comunque, torniamo alla recensione dell'audio. Come potete sentire,
Diciamo che non è niente di stratosferico, però comunque l'audio è buono. Andiamo avanti un pelo. Ha un po' pochi bassi e tanti alti, però comunque è abbastanza pulito. Molto buono in cuffia, devo dire. Molto buono in cuffia, dicevo. Meglio che dal lato cassa, che magari patisce un pochettino, però tutto sommato... diciamo nella media ormai di quello che è, questa fascia di terminali. Ha piuttosto agli alti un po' sparati rispetto ai bassi, però via, diciamo che non ci si può lamentare nel complesso. Niente, cosa ci rimane da vedere? Direi che più o meno l'abbiamo visto tutto. L'interfaccia ve l'ho fatta vedere l'altra volta, la possibilità di impersonalizzare temi. So che sembra l'interfaccia stock di Android, in realtà non è così. Ve la faccio rivedere velocemente. Basta impostare il tema e cambiare, passare ad esempio a brezza, e voilà che tutto quanto viene modificato di conseguenza: icone, sfondi e quant'altro. Penso che sia una cosa molto carina, sinceramente. Se è vera la questione dei molti dispositivi Nexus con possibile personalizzazione, penso che sia una derivazione un po' di questo sistema qua, che in effetti è tutto integrato in quello che è la gestione classica di Android. C'è soltanto una voce tema in più e la possibilità di svariare tra un tema stock leggermente personalizzato o via altri sfondi e altre cose. Altre particolarità da vedere di questo dispositivo direi che non ce ne sono, in quanto, come ripeto, abbiamo già visto tutto nel software tour e nell'hardware tour. L'utilizzo quotidiano adesso ve l'ho fatto vedere. Rimane comunque un telefono discreto, ripeto, che si trova ormai a prezzi piuttosto ragionevoli. Lo troviamo intorno ai 220 euro, in internet, quindi diciamo che è un prezzo che per il dispositivo che è, materiali e software, è decisamente buono. Bisogna valutare i pro e i contro di un acquisto del genere. Quello che è, ve l'ho fatto vedere, le mie impressioni ve le ho raccontate. Direi che per il momento ci possiamo lasciare. Se avete qualche richiesta particolare, come al solito non dovete fare altro che chiedermelo, sono sempre a vostra completa disposizione. In caso contrario mi congedo da voi e vi rimando alla prossima video recensione al prossimo dispositivo testato per voi. Ciao a tutti dal vostro Alessandro.